lettera del Vangelo secondo Giovanni. Il Signore Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo». Storie di persone, non racconti di eventi, non di organizzazioni, non di numeri, storie di persone. Andrea, Giovanni, Simone, Filippo, Natanaele, storie di persone, di singole libertà, mosse da un desiderio oppure chiamate da una amicizia, coinvolte a causa di una parentela di sangue oppure provocate da una rivelazione. Storie di persone, persone qualsiasi, persone non di qualifiche, persone non ruoli, non condizioni economiche, persone, semplici o complicate, sincere o inquiete, in attesa oppure accomodate nella vita, persone, giovani, di mezza età, oppure sane, oppure malate, sposate o sole, storie di persone, come quelle di stasera, persone chiamate a partire, persone che si fanno avanti per dire «eccomi», persone che decidono di trovare nella condizione in cui vivono la chiamata alla santità, la loro regola di vita. Persone che si fanno avanti per dire: ti consegno una intuizione, per consegnare all'arcivescovo un impegno, un proposito. Storie di persone. Ciascuno questa sera è qui o ci segue da altrove, ma sempre perché sta vivendo la sua storia, sempre perché si tratta di una persona. E allora Natanaele diventa questo modello di un cammino di incontro con Gesù, di conversione e di apertura alla missione. Natanaele è l'uomo dei pregiudizi. Lui, come tutti, ha i suoi pregiudizi. Da Nazareth non si aspetta niente. Ciascuno ha i suoi pregiudizi che lo predispongono all'attesa oppure allo scetticismo.
i giovani in particolare rischiano di essere trattenuti dai pregiudizi. Può venire qualcosa che meriti la mia attenzione da Nazareth? Può venire qualcosa di buono dalla mia parrocchia? Posso aspettarmi qualcosa dalla Chiesa o dai miei genitori o dal gruppo dei miei amici? Pregiudizi che inducano a non aspettarsi niente. Oppure pregiudizi che predispongono ad aspettative che incoraggiano l'attenzione. Gente che si dispone perché dice: mi aspetto qualcosa di buono da un uomo o da una donna che ha lasciato il suo paese per andare in missione. Ecco, mi predispongo all'ascolto. Mi predispongo all'ascolto, mi aspetto qualcosa da quelli che hanno vissuto esperienze drammatiche o gloriose. Pregiudizi. O i pregiudizi possono predisporre anche ad aspettative che si rivelano poi deludenti. Mi aspetto qualcosa di buono da un personaggio solo perché è diventato famoso per la sua ricchezza o il suo fascino o la sua bellezza. Mi aspetto qualcosa di buono da una persona che mi attrae con il suo carisma o con il suo fascino. Ciascuno parte dai suoi pregiudizi. Non è scandaloso, non è neppure evitabile. Ciascuno ha le sue aspettative oppure il suo scetticismo. È predisposto all'ascolto oppure già convinto che ascoltare quella persona, che ascoltare quella voce non serve a niente. Partiamo da un pregiudizio. Da Nazareth può forse venire qualcosa di buono? Natanaele, come tutti noi, è una persona con i suoi pregiudizi. Ma Natanaele è un uomo sincero. In lui non c'è falsità, cioè non è attaccato ai suoi pregiudizi al punto da negare la verità, anche quando è sconcertante e sorprendente. Proprio da Nazareth viene Gesù, colui che sa leggere nel suo cuore, colui che gli rivela la sua stima. La sincerità è la predisposizione a lasciarsi istruire dalla realtà, dall'apparire della verità, dalla persona di Gesù. La sincerità è riconoscere che la parola che mi chiama e che mi offre prospettive promettenti viene proprio da chi non me l'aspettavo, viene proprio dalla mia comunità, dalla mia chiesa, dal mio prete. La parola che mi apre orizzonti viene proprio da quell'incontro che non avevo programmato, viene proprio dall'incontro con un povero che non avevo desiderato. La parola viene da quella miseria di cui sono venuto a conoscenza facendo un viaggio in un paese straniero o girando un angolo della città. Non mi aspettavo niente, ma riconosco che proprio lì ho ricevuto la parola decisiva. Natanaele, siccome è uomo sincero, è disponibile a vedere la realtà che distrugge i suoi pregiudizi. Proprio da Nazareth viene Gesù.
Natanaele è uomo dello stupore. Poiché è sincero, Natanaele si lascia sorprendere e stupire da Gesù. E quello che riempie Natanaele di stupore è che si sente conosciuto, e conosciuto da uno sguardo che lo apprezza. Questo Nazareno riconosce che io valgo, che io ho in me dei valori, che io sono sincero. Questo Nazareno di nome Gesù ha stima di me e si aspetta da me qualcosa di buono. Forse Natanaele, come molti, era incline a sottovalutarsi, a ritenersi una presenza insignificante, a ritenersi un uomo qualsiasi, un uomo sul quale nessuno poteva fare affidamento per qualcosa di importante. Invece Gesù lo vede quando è sotto l'albero di fico, lo vede, lo conosce e ha stima di lui. Ecco quello che può succedere alle persone sincere, disponibili alla verità. Incontrano Gesù e si sorprendono. Gesù ha stima di me, mi conosce e ha stima di me. Non mi condanna per i miei pregiudizi, non vede in primo luogo i miei limiti, gli aspetti di me che non mi piacciono, quegli episodi della mia vita di cui mi vergogno. Lui li vede, ma non vede in primo luogo questo. Mi conosce e mi stima. Vede che in me c'è quello che vale, quello che mi predispone a cose buone e grandi. Gesù mi rivela la sua stima anche quando vivo esperienze che rivelano inaspettatamente valori che sono in me. Mi metto a servizio e mi rendo conto che sono capace di dare gioia nelle cose più semplici, proprio in oratorio, proprio servendo e aiutando quei ragazzi un po' intrattabili. Mi accorgo di valere perché mi metto a fare il bene e mi rendo conto che sono capace. Mi metto a servizio di poveri che si aspettano qualcosa da me. Mi metto a servizio di bambini e che mi rendo conto di essere capace di farli contenti. Faccio un'esperienza in una comunità e mi rendo conto che sono diventato prezioso per questa comunità. Ecco cosa mi rivela lo sguardo di Gesù. Sono un uomo, sono una donna che merita stima. È qui che nasce lo stupore. E Natanaele è l'uomo per le cose grandi. Natanaele si sente dire da Gesù: vedrai cose più grandi di queste. Il primo incontro, la sincerità che fa spazio allo stupore, non sono che l'inizio di un cammino. Gesù chiama a vedere cose più grandi, a vedere la gloria di Dio che riempie la terra. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. L'incontro con Gesù diventa la vocazione che decide la qualità della vita, la qualità dello sguardo, la qualità della speranza. Perciò noi accompagniamo coloro che partono. Perciò io incoraggio altri a domandarsi se non sia il caso che partano anche loro. Perciò faccio appello a tutti voi che siete qui, a tutti voi che mi ascoltate da lontano. Domandatevi: ma forse il Signore Gesù mi dice vedrai cose più grandi di queste?
incoraggio a farsi questa domanda. E io incoraggio coloro che partono, chi parte per altre chiese vedrà cose maggiori di quelle che ha visto finora. Chi parte per portare a compimento la propria vocazione vedrà cose maggiori. Chi parte per incontrare Dio vedrà cose maggiori e sarà pieno di gioia e di speranza. Natanaele, l'uomo dei pregiudizi. Natanaele, l'uomo sincero. Natanaele, l'uomo dello stupore. Natanaele, l'uomo che vedrà cose più grandi. Sia la figura sulla quale riflettiamo stasera e le testimonianze ascoltate ci aiutino a capire in quale momento, in quale 4 del pomeriggio noi abbiamo incrociato questo sguardo. Ci siamo sentiti dire: vieni e vedi. E dunque rivolgo il mio appello a interrogarsi su questa provocazione delle vocazioni missionarie e rivolgo il mio appello a dire a questa chiesa e a questa città: svegliati, lasciati incontrare da Gesù, svegliati, accorgiti dello sguardo di Gesù che ti stima, che ti promette cose più grandi. Non ripiegarti sulle tue tristezze, le tue paure, non lasciarti bloccare dalle tue povertà. Svegliati, c'è una parola che ti chiama e poiché tu sei sincero, potrai ospitare lo stupore e metterti in cammino per cose più grandi di queste. Rivolgo il mio appello a interrogarsi sulla vocazione missionaria. Tutti, laici, uomini e donne sposati e soli, preti, suore, gente di mezza età, gente adulta, incontriamo Gesù, ci sentiamo avvolti dalla sua stima e chiamati ad aprire lo sguardo. Vedrai cose più grandi di queste. E una particolare parola voglio rivolgere ai giovani. I vescovi lombardi hanno invitato i giovani a un incontro proprio per scambiarsi delle parole su ciò che ci aspettiamo gli uni dagli altri, i giovani dai vescovi e i vescovi dai giovani. Il 6 novembre saranno raccolti qui in Duomo rappresentanti delle diocesi di Lombardia e io chiedo a voi di pregare per questo incontro, perché l'intenzione di questo incontro è di domandarci: cosa abbiamo da dire ai giovani di Lombardia? In che modo possiamo dirlo? Dove li vogliamo convocare perché si sentano amati, stimati, chiamati, incoraggiati ad aprire lo sguardo per vedere cose più grandi?